Charizard Terra Crystal ex Alternative Art e Charizard Gold Terra Crystal sono stati aggiunti in collezione, ma ne mancano ancora due e paradossalmente mancano quelli meno rari. E allora sapete che c'è? Oggi apro solo bustine di Charizard. Ho selezionato solo artwork di Charizard per scacciare via questa sfortuna e provare a trovare uno dei due bestioni. È la prima volta che mi succede una cosa simile, ovvero che trovo prima quelli super rari che quelli comuni. Ma va bene così! Riusciremo oggi a completare la collezione? Anche perché il resto ce l'abbiamo tutto, ormai. E voi siete andati a caccia di Charizard? Ricordo che potete farlo su federickstore.it, l'unico sito in Italia che vi garantisce i Charizard, sempre, in ogni pacchetto. No, ok, forse così è un po' too much, effettivamente. Però se volete spacchettare ossina nel focata, ormai lo sapete, link in descrizione, come sempre. Buona visione! Letteralmente, solo artwork di Charizard. E se non li trovo così, penso che non li troverò mai più. Allora, ho aperto circa 100 bustine di questo ossidiana infuocata, che non è stato per nulla nascosto da 151. Anzi, porca miseria se sta piacendo sto set. Cioè, su Federic Store vi state mangiando qualsiasi bustina, quindi fa piacere. Ma io pensavo che fosse più difficile. Ma letteralmente più difficile. Ho praticamente completato tutte le alternative. Non me ne manca nemmeno una. Quindi raga, ci manca soltanto la full art di Charizard e il Charizard X normale. Ah no, sapete chi ci manca? Alisma e Verina. Eh già, quelle non le avevo considerate effettivamente. Però vabbè, Pidgeot l'abbiamo trovato, Revavroom l'abbiamo trovato, Eskew l'abbiamo trovato. E qui ragazzi mi sa che c'è anche qualcosa di grosso, sapete? Vi immaginate, trovo Alisma appena chiamata? Io potrei impazzire, potrei veramente impazzire, però sbrilluccica tanto. Shackle, raga, ci ho sperato con sto bel bordo, no? Terra Crystal, Terranitar Rex. Un richiamo ai set specie Delta, per chi si ricorda, il Terranitar Elettro. Ammazza che figa questa, Mamma mia che spettacolo di carta. Dai, non gli si può dire nulla, raga. Sbrilluccicosa come piace a noi. Bella. Lo sapete, i 5 ban non mi piacciono, però cavolo, se l'hanno fatta bene. E poi, comunque, io c'ho tutto un fattore ricordi legato a Terranitar, visto che specie Delta lo sbustavo quando avevo 7 anni praticamente. E quindi mi è rimasto un po' nel cuore. Cryogonal, Altaria. Oh, l'estate è finita, Qua tocca tornare a guardare i video, signori. Sì, perché Federic ha continuato a spacchettare anche durante tutta l'estate. Che bello sto Clefable. Infatti, vedi? Non è dei 5 ban. Dicevo, wow, una ex decente. Chissà chi l'avrà mai fatta. Infatti, Satoshi. Posso dire però che ste stelline rovinano un po' il tutto. A me non fanno impazzire. Mi ricordano un sacco le carte tarocche di Yu-Gi-Oh! Degli anni 90. Oh, qui sto trovando tutto, tranne che Charizard, E che stiamo aspettando? Ho preso solo artwork di Charizard. Ho dovuto aprire due box per averne così tanti. Vediamo, energia elettro, Phantom, Wooper, Buizel. Il mi piace, signori, il mi piace, il commento, l'iscrizione, mi raccomando. Qua c'è un'altra ex, può essere Yanguz, Darumaka, un'altra ex. Ammazza quante ex, porca miseria, 3 di fila, si gode. Trovo tutte le ex tranne Charizard, mentre apro solo bustine di Charizard. Mi sembra ovvio. Codicino per voi e si va. E mentre sbusto vi ricordo che ci vediamo al Vittoria Comics. Ve lo ricordate? 2 e 3 settembre, signori. 2 e 3 settembre, Vittoria Comics. Io ci sarò esattamente il 3. Mi troverete là il 3 settembre, una domenica. Venite a trovarmi, mi raccomando, in Sicilia, Vittoria Comics.
prima edizione. Tutte le informazioni sul Vittoria Comics le trovate sul loro sito. Mi raccomando, andate oppure nella sezione eventi del Federic Store, sempre in fondo al sito. E andiamo! Dai! Let's go! Allora, come direbbe il mio amico Pagdons, codicino, tricca 1 e si va. Allora, energia base, Clefairy, Cryogonal, Togepi, Bonsly, Magnezone, Crabominables, Mawile, sede della Lega Pokémon, attenzione, Darkrai, bello ma non quello che volevo. Tra l'altro di ossidiana infuocata mi manca da sbustare il set allenatore. Cavolo, non l'ho aperto. Ma ce lo sbustiamo domani, che dite? Domani? Me lo lasciate un mi piace, un commentino per domani? Eh sì, perché poi abbiamo praticamente finito il set. Io non aprirò ossidiana infuocata ancora, anche perché non ha senso. Beh, finito, aspetta. Non ho ancora trovato Charizard. Vola basso, Federic. Vola basso. Fly down. Oh! No, un altro troll. Ma sai che nelle bustine di Charizard si trova Taranitar. Per trovare Charizard devo aprire le bustine di Taranitar. Per forza. Vi dico la verità, un po' piango. Un po' piango. Dai, dai. Non dico il Terra Crystal, ma l'ex normale. Potremmo anche trovarlo, no? Tra l'altro non li ho qua, ragazzi, purtroppo, i due Charizard, perché li ho mandati a gradare. Non li ho, se no ve li avrei mostrati. Vabbè, se volete vederli li trovate nei video sul canale, ben due, uno col Gold e uno col Terra Crystal Alternative Art, vedeteli da là. Infatti tutti e due sono volati da High Grading per dargli un valore futuro molto più alto. Infatti gradando le vostre carte darete un valore alla vostra collezione mica da poco. E se volete gradare le vostre carte, ricordo, link in descrizione, mi raccomando, tricca 1 e si va. Allora, ci abbiamo anche tutti gli high grading point, ovvero dei negozi specializzati dove potete lasciare le vostre carte direttamente se non volete spedirle, ma trovate tutto sul sito, ragazzi, tutto lì. Armage Gus Abjus Lim. Ah! Di nuovo! Ammazza quanto pullano sti pacchetti, raga. No! God back! Se trovavo due Charizard impazzivo! Ma che goduria! Che goduria! Bello! E pensavo che anche tu voglia gradare adesso, Vabbè, questo ce lo teniamo da parte, che lo scambieremo un giorno. Magari le carte che ci mancano del prossimo set. Mentre tu, bello mio, entri in collezione. Già, la sua versione, ragazzi, Terra Crystal normale, della Gold che abbiamo già trovato. Che figata. Tra l'altro ben centrata, raga, ma scherzate, è centratissima sta carta. Il retro un po' meno, ma ammazza, ecco dov'era il Charizard. Spettacolo, spettacolo, ragazzi. Bella da Dio. E mo io impazzisco. Impazzisco, ragazzi. Impazzisco. Perché mi manca l'ex. Voi vi rendete conto che mi manca l'ex? Non so se avete capito, Cioè, mi manca l'ex normale. In 100 bustine io non ho trovato l'ex normale. Ho trovato il Terra Crystal, il Full Art, il Golden, ho trovato quello normale. Le Chonk! Bello. E Alisma. Che belle le illustrazioni rare. Che figata. Boh, ragazzi, oggi ha sculato Federic, Ma di brutto. Oggi sculo Federic a livelli mai visti, oserei dire. Molto bene, molto goloso, molto goloso. L'Arbitar. Ipoio. Fate school. Condor. Ninetales. Doctor. Houndstone. Timball. Phantom. Entei, mannaggia. Allenatori, ultima bustina per trovare il Charizard X. Quello base. Vabbè, io non ci voglio credere. Cioè, veramente? Veramente fai? Penso di essere l'unico canale al mondo a non aver trovato sto Charizard X. L'hanno trovato tutti tranne me, probabilmente. E dai, e dai. Fammi finire sta collezione. Su, su, su. E
Scovillain. Maledetto! Vabbè, è andata così, ragazzi. Però, in 12 busti di Charizard abbiamo un po' sgravato, eh. Mamma mia, quanta roba! E sapete che c'è? A noi va bene così. Va bene lo stesso! Ci vediamo con il prossimo video. Sette allenatore! Fuori classe di Charmander. E non sia mai che Charmander ci porti questo Charizard X buio. Io lo spero. Una bella carta, eh. Anche da giocare... Spigne. E poi c'è una bellissima illustrazione rara di Charmander che devo farvi vedere, che è sublime. Prossimo video domani. Bene a voi. Ciao allenatori.